Buonasera, allora andiamo subito in Libia per fare il punto sul rapimento di quattro cittadini italiani. Si tratta di tecnici che lavorano in alcuni impianti petroliferi dell'ENI nella zona di Mellitah. Per ora non vi sono rivendicazioni e tantomeno richieste di riscatto, ma cerchiamo di fare il punto con l'aggiornamento di Nicola Ferrante. Per riscatto, per ricatto, cioè per soldi o per questioni politiche, oppure per entrambi gli obiettivi. Sta di fatto che da ieri sera non si hanno più notizie di quattro italiani in Libia, rapiti nella zona di Mellitah, proprio lì dove sorge il gigantesco impianto dell'ENI, 60 chilometri da Tripoli. Raffinerie dove operano i dipendenti di una multinazionale che ha sede a Parma, ma i nostri quattro connazionali non sono residenti nella città emiliana. Questo è l'unico dettaglio che emerge dal fitto riserbo sulla loro identità e su quanto accaduto. Una nota dell'unità di crisi della Farnesina in mattinata dalla notizia, aggiungendo di essersi immediatamente attivata in contatto costante con i parenti. Sarà poi il ministro Gentiloni a dire qualcosa in più sulle circostanze, rivelando anche l'intervento dei servizi segreti. Il rapimento è avvenuto ieri sera e nella notte abbiamo avvisato le famiglie e è avvenuto sono dei dipendenti che lavorano per questa Mellitah Oil and Gas della ditta italiana Bonatti e il sequestro, ripeto, è avvenuto ieri sera e stiamo lavorando con l'intelligence, penso che dobbiamo oggi occuparsi degli sforzi per recuperarli, oltre che ovviamente per essere vicini ai loro familiari. Poi Al Jazeera aggiunge che gli autori del rapimento non sarebbero legati alla galassia dell'ISIS, bensì alle milizie tribali libiche. Come è noto, in Libia si contendono il potere un governo filo-islamico a Tripoli, un altro riconosciuto dalla comunità internazionale a Tobruk e un emirato a Bengasi, a cui si aggiungono 140 tribù, 230 milizie, oltre all'ISIS. Il ministro degli esteri Gentiloni, tuttavia, invita alla prudenza sulle varie chiavi di lettura del sequestro. Al momento ci dobbiamo, direi, attenere alle informazioni che abbiamo e concentrare sul lavoro per ottenerne di altre sul terreno. Dalla chiusura dell'ambasciata italiana in Libia lo scorso 15 febbraio, la Farnesina aveva segnalato la situazione di estrema difficoltà del paese, invitando tutti i connazionali a lasciare la Libia. I quattro tecnici rapiti, lo abbiamo sentito, sono tutti dipendenti della società di costruzioni Bonatti di Parma, a cui è affidata la manutenzione dell'impianto della Green Stream, il gasdotto più lungo d'Europa. Un vero gioiello di ingegneristica gestito per tre quarti dall'ENI, da mesi minacciato dai miliziani dello Stato islamico. Attraverso di esso ogni anno vengono trasportati 8 miliardi di metri cubi di gas che forniscono energia a mezza Europa. Barbara Masulli. In questi 1050 chilometri che separano il giacimento di Wafa da Gela si sviluppano affari miliardari per l'industria italiana ed europea. Nel deserto libico, al confine con l'Algeria, viene estratto il gas che poi è trasportato attraverso il gasdotto a Mellitah, dove arriva anche il gas prodotto dai campi di Bahr es Salam. Dopo essere stato trattato sulla costa a sud di Zuara, il gas compresso continua il viaggio verso la Sicilia e percorre gli ultimi 520 chilometri con Green Stream, il tubo dal diametro di 81 centimetri che attraversa il Mediterraneo a una profondità di 1127 metri. In Libia rimane solo il 20% della produzione, il restante 80% approda nel nostro paese. Green Stream, il gasdotto più lungo d'Europa, è un vero colosso che fornisce energia a buona parte del vecchio continente. La sua capacità, cioè la quantità di gas che trasporta ogni anno, raggiunge gli 8 miliardi di metri cubi. Questo impianto è una risorsa preziosa per la nostra economia. Nato nel 2004, è stato realizzato con i tubi Saipem, società per azioni che fa parte di Eni. Dei 7 miliardi necessari alla sua costruzione, circa la metà sono stati investiti dalla multinazionale italiana. L'ENI gestisce Green Stream per tre quarti, solo una piccola parte della gestione della NOC, la compagnia libica nazionale. A Mellitah confluisce anche il petrolio di Wafa e di Elephant al confine con l'Algeria, petrolio che da Mellitah viene caricato sulle petroliere per poi essere diffuso nelle raffinerie di tutto il mondo. Ricchezze queste ghiottissime su cui si allungano le mire dell'ISIS. L'operazione Mare Sicuro attuata dal governo punta proprio a proteggere gli interessi italiani.
Adesso cambiamo scenario, ci spostiamo in Grecia perché nel giorno in cui riaprono le banche arrivano nel casse dello Stato i 7,16 miliardi di euro, il prestito ponte che consente ad Atene di rimborsare il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Centrale Europea, ma oggi è soprattutto il giorno in cui scattano gli aumenti dell'IVA. Massimiliano Cochi. Dopo 23 giorni di chiusura, puntuali, alle 8 del mattino le banche hanno riaperto. Nessun assalto agli sportelli, nessuna fila, perché il capital control, il provvedimento del governo che per evitare fughe di capitali consente di ritirare 60 euro al giorno, resta in vigore. Ma non sono mancati disagi. Quest'uomo dice che ha un conto cointestato e che oggi si aspettava di poter ritirare 120 euro. Me ne hanno dati solo 60, spiega, perché la seconda persona intestataria del conto non vale. Quest'uomo invece racconta che la sua pensione era di 550 euro, era operaio in una fonderia e dice il suo lavoro era molto pericoloso. Ogni mattina non sapevo se sarei tornato a casa la sera. Ora la mia pensione è stata dimezzata, 235 euro, perché? Quei soldi erano miei, li avevo versati in tanti anni di lavoro. Yannis è convinto che le banche in un modo o nell'altro come sempre se la caveranno. Il problema, dice, è per me, per i miei figli, per tutti noi. Cosa succederà? Io non vedo luce in fondo al tunnel. La situazione è più difficile nei mercati, dove nella notte hanno dovuto cambiare tutti i cartelli con i prezzi, adeguandoli alle nuove aliquote dell'IVA passata per molti generi alimentari dal 13 al 23%. Kyriakos Dimitriades è il rappresentante dei venditori di carne di questo mercato nel centro di Atene. Dice qui si vende al 70% carne, hanno voluto colpire dove i consumi sono più alti. È raddoppiata anche l'IVA sui trasporti, per i taxi è passata dal 5 al 10%, ma i tassisti non hanno ancora aggiornato i tassametri, quindi o chiedono l'aumento a voce o ci rimettono. Ma il vero problema, spiega questo tassista, è che la gente non ha i soldi e ora con questi aumenti sarà ancora peggio. Saranno in pochi a potersi permettere il taxi e questo non va bene perché a mia volta non avrò soldi da spendere, così ci rimettiamo tutti. Dunque le banche riaperte, i prezzi aumentati sono i primi effetti dell'accordo tra il governo di Atene e i creditori internazionali. I 7 miliardi entrati questa mattina nelle casse greche dal fondo salva stati saranno sufficienti fino a metà agosto. Nel frattempo governo e rappresentanti della Troica dovranno concordare un nuovo memorandum con le riforme e gli interventi da fare nei prossimi 3 anni e saranno ancora lacrime e sangue. E la cronaca ci riporta in Italia perché oggi a Roma è stato il giorno dei funerali di Giancarlo Nocchia. L'ora fu ucciso in una rapina giovedì scorso nel quartiere Prati. Intanto questa notte l'uomo fermato con l'accusa di averlo ucciso si è suicidato nel carcere di Regina Coeli, sempre a Roma, dove si trovava nel reparto di grande sorveglianza con verifiche ogni 15 minuti. Federico Plotti. Ha preso un pezzo di un lenzuolo, ha fatto un cappio, lo ha legato alle sbarre della finestra e si è ucciso. L'ha fatta finita così Ludovico Cagliazza, 32 anni, il presunto killer di Giancarlo Nocchia, il gioielliere romano ucciso durante una rapina mercoledì scorso a Roma. Cagliazza era stato fermato 2 giorni fa dai carabinieri del nucleo investigativo della capitale, mentre era a bordo di un treno all'altezza della stazione di Latina. Ieri era stato condotto nel carcere di Regina Coeli e proprio oggi ci sarebbe dovuto essere l'interrogatorio per la convalida del fermo, ma gli agenti della polizia penitenziaria lo hanno trovato senza vita qualche minuto prima delle 23 della scorsa notte. Era in isolamento, con lui in quella cella non c'era nessun altro, doveva essere controllato quasi a vista, ma nel 7° reparto del carcere di Via della Lungara, dove si trova la sezione nuovi giunti, ieri sera per sorvegliare 120 detenuti c'erano solo 2 agenti. Ogni procedura è stata rispettata, dice il direttore di Regina Coeli, Santi Consolo. È stato controllato ogni 15 minuti come da protocollo. Alle 22.30 era ancora vivo, alle 22.45 al controllo successivo è stato invece trovato con il lenzuolo attorno al collo legato alla grata della cella. Un epilogo drammatico di un'esistenza difficile, tossicodipendente pregiudicato, una lunga fila di reati per Ludovico Cagliazza prima della tragedia di mercoledì scorso. L'autopsia sul corpo del 32enne è stata disposta per domani, mentre sono 2 le inchieste aperte per far luce sulla vicenda, una della procura e una interna al carcere. Subito dopo il furto nella gioielleria di Via dei Gracchi, nel centralissimo quartiere romano di Prati, e dopo l'omicidio dell'orefice era immediatamente scattata un'intensa caccia all'uomo. Gli inquirenti sono riusciti ad arrivare a Cagliazza grazie alle tracce biologiche lasciate sul luogo della rapina e del delitto, ma soprattutto grazie ai controlli telefonici. Al momento del fermo
fermo. Portava con sé un borsone con all'interno il telefono cellulare della vittima, due pistole e parte dei gioielli rubati mercoledì scorso nella gioielleria di Giancarlo Nocchia. Intanto, questa mattina, lacrime silenziose e composte nella chiesa di San Gioacchino in piazza dei Quiriti in Prati, dove si sono svolti i funerali del gioielliere. C'erano la moglie Piera, il figlio Gianluca e i fratelli, oltre agli amici e ai tanti abitanti e negozianti del quartiere, ancora terribilmente scosso da quanto accaduto 6 giorni fa. Andiamo adesso al confine fra la Siria e la Turchia, dove nella cittadina di Soruk un kamikaze di appena 18 anni ha fatto strage di civili, un attacco di matrice jihadista. Vediamo il servizio di Letizia Davoli. Una tremenda esplosione, una festa che diventa tragedia. Siamo a Suruk, piccola cittadina turca al confine con la Siria, dove si stava svolgendo una grande manifestazione per raccontare di un progetto per la martoriata città di Kobane, distante appena 10 chilometri, appena oltre il confine. 300 ragazzi, giovani turchi e curdi, che a Suruk avevano trovato rifugio dalle persecuzioni dell'ISIS, avevano formato un gruppo di volontari per ricostruire, mattone dopo mattone, la cittadina curda strappata a gennaio dalle grinfie del califfato, simbolo della resistenza dei curdi siriani allo Stato Islamico. Le foto su Twitter raccontano della festa al centro culturale Amara, le immagini girate subito dopo, durante la manifestazione, la tragedia. La folla, un'esplosione, le grida, i morti. Secondo le autorità turche, a farsi saltare in aria, confusa tra i ragazzi, sarebbe stata una giovane 18enne affiliata all'ISIS. Il suo corpo, o quello che ne è rimasto, sarebbe stato ritrovato a terra in mezzo a quelli dei giovani volontari. Fino ad ora sono almeno 30 le vittime di questa ennesima follia omicida, un centinaio i feriti. Un attacco condannato dal presidente turco Erdogan, forse seguito, dicono fonti del governo, all'inasprimento delle misure al confine siriano contro lo Stato Islamico. Sono oltre 20.000 i curdi che hanno trovato ospitalità nella città di Suruk. In molti oggi erano nel centro culturale per dare inizio ad una nuova vita per la loro città. Avrebbero dovuto costruire una biblioteca e un parco giochi, tutto distrutto ancora una volta dalle bombe dell'ISIS. E torniamo adesso a parlare di Samantha Cristoforetti, l'astronauta italiana che ha trascorso 200 giorni nella Stazione Spaziale Internazionale. Oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'ha ricevuta al Quirinale per insignirla dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce. Il Capo dello Stato ha voluto anche comunicare l'affetto e la stima di tutti gli italiani per questa donna che detiene il record di permanenza nello spazio. E ancora cronaca con una maxi operazione della Direzione Investigativa Antimafia che ha scoperto e smantellato un'associazione mafiosa per controllare e gestire i mercati ortofrutticoli nel sud Italia. Vediamo. Imponevano ai commercianti non solo le forniture dei prodotti, ma anche i servizi di trasporto nei mercati del centro e del sud Italia. I tentacoli delle associazioni mafiose non hanno risparmiato il settore ortofrutticolo. Un'insolita alleanza che ha unito i gruppi camorristici dei Casalesi e dei Mallardo ad alcuni clan catanesi legati a Cosa Nostra. Il centro del business era il mercato di Giuliano, in provincia di Napoli, uno dei più grandi d'Italia. Da qui arrivava e partiva la merce destinata per lo più agli altri mercati del meridione. A scoprire il monopolio criminale sull'approvvigionamento e la gestione di frutta e verdura, la Direzione Investigativa Antimafia di Roma, che ha eseguito 20 ordinanze di custodia cautelare tra Campania, Lazio e Sicilia. I reati contestati dagli inquirenti vanno dall'associazione mafiosa all'illecita concorrenza con minaccia e violenza all'estorsione. Gli arresti eseguiti oggi sono stati facilitati da due precedenti operazioni della DIA, che si è avvalsa anche di alcune intercettazioni telefoniche sulle utenze del sodalizio criminale e delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia al servizio del clan Mallardo. 100 milioni di euro invece il valore dei beni sequestrati alle organizzazioni mafiose. Vi è una capacità da parte delle organizzazioni camorristiche del giulianese, in questo caso, di controllare il trasporto da e verso la Sicilia, che a nostro parere, poiché si fonda ovviamente sull'intimidazione, non può prescindere dalla permanenza dei collegamenti, ripeto, già accertati nel 2010 con le organizzazioni mafiose locali. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, dunque, i clan non si facevano scrupoli a ricorrere alle minacce pur di obbligare i venditori a servirsi di precisi canali, tutti riconducibili a società a loro collegate, creando in questo modo un grave danno alla libera concorrenza e alla qualità dei prodotti.
I carabinieri hanno identificato e poi denunciato a piede libero un ragazzo di 19 anni originario di Città di Castello. Il giovane avrebbe venduto una dose di ecstasy a Lamberto Lucaccioni, il 16enne morto dopo essersi sentito male mentre ballava nella discoteca Cocorico di Riccione, uno dei locali più noti d'Italia. Voltiamo adesso pagina con una sentenza che fa discutere. La prima sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che non è più obbligatorio sottoporsi a un intervento chirurgico per cambiare il genere sessuale sulla carta d'identità. Ma allora tentiamo di comprendere con Lucia Ascione a chi si rivolge questa sentenza. Vediamo. Il cambiamento di sesso all'anagrafe in Italia finora veniva registrato in seguito all'intervento chirurgico che concludeva la trasformazione fisica delle persone sottoposte agli opportuni trattamenti medici e psicologici. Per effetto di una nuova sentenza della prima sezione della Corte di Cassazione, da oggi non sarà più necessario entrare in sala operatoria per vedersi riconoscere il passaggio da un sesso all'altro. Di sicuro stiamo vivendo dei tempi in cui le identità vengono quotidianamente riscritte, reinventate, questo anche non senza un disagio delle persone che a volte sembrano correre più lente rispetto ai cambiamenti che avvengono nella società. Insomma, sembra quasi che bisogna a un certo punto adeguarsi a una vita che sta andando sempre più di corsa anche per quanto riguarda la declinazione dell'identità personale. Alla sentenza si è arrivati da ricorso in precedenza rigettato sia dal Tribunale di Piacenza che dalla Corte di Appello di Bologna di una persona che aveva rinunciato all'intervento ma che da oltre 25 anni è riconosciuta e vive come una donna e che pur in assenza dunque di quell'intervento come donna aveva chiesto di essere registrata sui documenti anagrafici. Quanto stabilito dalla Cassazione riguarda i cosiddetti casi di disforia di genere. La disforia di genere in cosa consiste fondamentalmente? In una percezione di sofferenza, di disagio, di dolore rispetto alla propria sessualità, alla propria identità, così come diciamo, alle proprie caratteri corporei che esprimono la nostra appartenenza a un sesso biologico. Prudenza e non strumentalizzazione della sentenza è il monito dei tecnici. Secondo me non si tratta di un risultato da sbandierare, ma per nessuna parte, si tratta di un evoluzione, si tratta di una comprensione di un fenomeno in cui noi siamo ancora all'alba del comprendere, è vero parliamo di teorie ma noi siamo ancora veramente agli albori rispetto a questa materia, è una materia di cui si parla da pochissimo tempo, quindi dobbiamo anche accettare una grande dose di non conoscenza rispetto a tutto ciò, quindi credo che sarebbe sicuramente erroneo, scivoloso, sbagliato prendere questa sentenza e sbandierarla piuttosto che comprenderla, la fatica del pensare è massima nella nostra società dove invece tutto passa così velocemente che si fa prima a leggere un tweet o a vedere un'immagine o a fare uno slogan. È giornata storica perché dopo l'intesa tra Obama e Castro per ristabilire le relazioni fra i due paesi, oggi Stati Uniti e Cuba hanno riaperto le reciproche ambasciate. Pierluigi Vito. Sono le 10.30 a Washington, le 16.30 in Italia. Si alza la bandiera di Cuba sul suolo statunitense. Le relazioni diplomatiche tra due paesi sono ufficialmente riprese. In questo fazzoletto di terra, a 3 chilometri dalla Casa Bianca, in un edificio del 1911, avrà sede l'ambasciatore cubano. Nel contempo, al Dipartimento di Stato di Washington, l'equivalente del nostro Ministero degli Esteri, un'altra bandiera di Cuba veniva issata tra quelle di Croazia e Cipro. È un giorno davvero significativo per il popolo degli Stati Uniti e quello di Cuba, dice dall'isola Carlos, che si ristabiliscano e si normalizzino le relazioni in tutto il loro splendore. Eccola l'ambasciata degli Stati Uniti a L'Avana. Qui la bandiera a stelle e strisce ancora non sventola. Si attende la visita del segretario di Stato Kerry, prevista il mese prossimo, per la cerimonia ufficiale. Ai cancelli la gente fa la coda per avere un visto per andare negli States, per turismo o per visitare parenti e amici espatriati. Ora dicono è tutto più facile e veloce. E spuntano segni di pace e volti distesi in una giornata che tutti definiscono storica. Una storia costruita anche lontano dall'isola, in particolare in Vaticano, grazie all'azione di Papa Francesco. È stato un ruolo molto discreto quello del Santo Padre, dice il cardinale dell'Avana, Jaime Ortega. Io non ho dovuto che stare qui per contribuire a creare questo clima di ravvicinamento. Per arrivare a questo giorno ci sono voluti 2 anni di negoziati, ma i nodi non sono tutti sciolti. Resta l'embargo economico, in vigore contro l'isola dal 1960, finché il Congresso USA non deciderà di abrogarlo.
e c'è da risolvere la questione delle compensazioni per le proprietà americane confiscate dopo la rivoluzione cubana del 1959. Quasi 6.000 contenziosi aperti per un valore tra i 7 e gli 8 miliardi di dollari. 500 anni fa nasceva a Firenze Filippo Neri, uno dei santi più amati e venerati. Compatrono di Roma, Filippo ha fondato l'oratorio, ma è stato anche il consigliere di papi e confessore di principi e poveri nella Roma del Cinquecento. Saverio Simonelli. Un uomo, un santo, un'autentica fucina di gesti, idee, carità, ironia, spiritualità ardente e umanissimo buonsenso. Ricordare Filippo Neri, toscano e apostolo di Roma, significa pensare alla ricchezza di cui è capace l'uomo quando è toccato dalla grazia, quando si lascia avvolgere e sospingere nella vita da una fede che non sale in cattedra, che non esclude ma abbraccia il vivente, si porge ogni giorno al servizio di chiunque. Una vita lunga per l'epoca quella di Filippo, nato il 21 luglio del 1515 e vissuto fino al 26 maggio del 1595. Una vita che trascorse, potremmo dire, su tutti i piani possibili della realtà. Fu mistico e contemplativo, ma anche compagno di giochi, fu consigliere di papi e confessore di poveri e barboni, eremita per le vie di Roma che preferì come terra di missione all'estremo oriente di San Francesco Saverio. Fondò l'oratorio, dove la preghiera si alternava all'intrattenimento gioioso, ammise gli animali nelle chiese come segno di fratellanza con tutto il creato e incoraggiò e formò illustri storici come Cesare e Baronio, rendendoli capaci di coltivare l'umiltà assieme all'erudizione. Un pastore totale, dunque, senza mai prendersi troppo sul serio, come riassume perfettamente la frase a lui attribuita e oramai proverbiale: «State buoni se potete». Nel post di questa sera torniamo a parlare di immigrazione, perché oggi è stato raggiunto l'accordo a livello europeo per il ricollocamento dei migranti bisognosi di protezione internazionale. Si parla di 35.000 rifugiati che potranno trovare una collocazione in paesi diversi da Italia e Grecia. Ma al tempo stesso non possiamo dimenticare le immagini della settimana scorsa, delle rivolte in molte città italiane, fra le quali spiccano Roma e Quinto, vicino a Treviso, nel quartiere di Treviso, le rivolte dei residenti per le decisioni delle prefetture di appunto trovare un'assistenza ai migranti in alcuni quartieri, in alcuni luoghi. Bene, noi abbiamo voluto fare un'analisi questa sera insieme con lo scrittore Ferdinando Camon. Allora, Silvio Vitelli ce la racconta così, ci riporta le sue parole. Vediamole insieme, io vi saluto e l'informazione torna come sempre domani a mezzogiorno. Grazie e buona serata.